Insieme a Massimo Proietti Rocchi, presidente dell'associazione Amici di Villa Leopardi, parleremo dell'iniziativa Coccinella Libera Tutti, di cui anche promotore. Intanto diamo il benvenuto a Massimo, benvenuto a Teleambiente. Grazie, molto gentile, grazie a voi per avermi ospitato. Iniziamo subito con il parlare appunto di in cosa consiste questa iniziativa. Fino ad oggi abbiamo sentito molto spesso parlare di endoterapia come soluzione a questo problema che sta colpendo i pini di Roma. Invece, Coccinella Libera Tutti, di cosa si tratta? Cioè, libera tutti, non vuole essere antagonista di nessuno, ognuno ha diritto di fare tutto quello che vuole. Però noi siamo in questa situazione, per un dissennato utilizzo del chimico che si è protratto negli anni. Non vorrei subito iniziare a parlare del protocollo di Kyoto che ci impone entro il 2030 di aumentare gli spazi coltivati a biologico del 25% e ridurre l'uso dei pesticidi del 50%. Però se noi vogliamo raggiungere questo obiettivo non possiamo certo iniziare a errorare ettolitri e ettolitri di sostanze chimiche ancora sulle nostre piante. Però al di là del protocollo di Kyoto, che è una cosa che è da venire e quindi possiamo anche pensare di risolverlo in altro modo, in altra forma, il concetto proprio di Coccinella Libera Tutti è un tentativo di riconoscere alla natura le sue capacità di equilibrio e ammettere che l'uomo sconvolge sempre questo equilibrio e l'ha sconvolto per troppi anni consecutivamente. E proprio questa situazione che noi abbiamo, che non è solo il Tumeiella parvicornis, diciamo che è quella che va di moda, ma anche di Chrysococcus pini o Coccinella cotonosa, dobbiamo sistemarlo ritornando alla natura. Quindi, invece che iniettare qualcosa di chimico per l'ennesima volta dentro o sopra le piante, l'endoterapia almeno c'ha questo aspetto positivo, che non dovrebbe uccidere le api, però per esempio sicuramente dà fastidio alle coccinelle, dovremmo cercare di fare quello che funziona in natura, cioè che per ogni animale, parassita, insetto, quel che sia, ci sta il suo antagonista naturale che ne controlla e ne limita la diffusione. Tre, diciamo, fondamentali distinzioni che abbiamo dei problemi sui nostri alberi sono i funghi, che sono un aspetto, per esempio il fungo rosso del platano, che quando attacca la pianta deve essere assolutamente abbattuta e di cui è strafatta adesso un ibrido resistente a questo fungo, e quindi tutta la problematica di funghi è un segmento di nocività verso gli alberi. L'altra cosa è quella della cocciniglie, che ho già detto della turmagliella, cocciniglia tartaruga e di quella cotonosa, e l'altra cosa invece è quell'altro degli aleuroidi, che per esempio sono quelli che stanno attaccando tutti i nostri alberi di limone, aranci, tutto ciò che è agrume, e che è invece una mosca che viene confusa per una cocciniglia, ma in realtà è una mosca e anche questa sta creando un grandissimo problema. Tutti questi problemi sono soluzionabili però con le coccinelle, che sono antagonisti naturali di questi agenti patogeni. Il problema qual è? Che giustamente si possono usare solamente animali indigeni, quindi che esistono in natura in Italia, quando invece alcune di queste malattie, la tumeiella è classica, sono di importazione. La tumeiella viene dall'areale del Nord America e sicuramente in quell'areale lì esiste un antagonista specifico che la combatte. Però mentre lì sia gli aspetti climatici che quelli dell'antagonista presente lo rendono una normale infestazione però controllata dalla natura, la volta che si è spostata in Europa dove il clima è decisamente più morbido, più tranquillo, invece non ci sono questi inverni terribili che ci sono nel Nord America, dove lì si riproduce una volta l'anno, qui si riproduce 6 volte l'anno, dove lì c'è un antagonista naturale, qui non c'è l'antagonista naturale, e l'Exocomus quadripustulatus, che è la coccinella che io ho individuato nella mia ricerca che ho fatto come quella più fitofaga, quindi quella che mangia di più questa cosa qua, in realtà non è il vero antagonista, ma è un palliativo. Se noi volessimo fare le cose veramente per bene, dovremmo andare nell'areale appunto di origine, far ricercare da quella il suo antagonista, controllare che l'importazione di questo antagonista non crea i problemi alla nostra situazione biologica in generale, a questo punto a darlo una biofarm, farlo riprodurlo, distribuirlo nell'ambiente e a quel punto avremo risolto il problema. Noi veniamo da una storia molto interessante in questo senso, perché noi negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto due grandi problemi. Abbiamo avuto il problema del punteruolo rosso,
è stato affrontato con metodo chimico e il risultato è stato disastroso perché abbiamo perso il 90% delle nostre palme. E l'altro problema che abbiamo avuto è stato il cinipede del castagno, che è stato invece fatto subito la ricerca dell'antagonista naturale che si è trovato in Giappone, la cosiddetta Vespa Samurai, e che in 3 anni ci ha risolto il problema. Una cosa che quasi non se ne è parlato, però noi stavamo per perdere tutti i nostri coltivatori di castagno della parte del Beneventano, del sud, della cosa che vivono di questa cosa qua, stavano perdendo tutte le piante di castagno. Le piante di castagno adesso, dopo 3 anni, sono a posto, sono salve, perché abbiamo chiesto all'aiuto, alla natura di entrare in campo e mentre noi parliamo, la natura lavora. Purtroppo invece la chimica ha prima un problema di costo che è innegabile. Poi c'è anche un problema di applicazione di cui le parlerò dopo, ma soprattutto c'è anche una sorta di droga che lei costantemente deve dare a queste piante e che non risolve il problema. Guardi, una cosa che non viene considerata, nel successo indiscutibile dell'utilizzo della bavettina e quindi dell'endoterapia, è che il 90% anche delle coccinelle vengono uccise. Peccato che il 10% che rimane, sono degli animali che diventano immuni a questa cosa, come con gli antibiotici, no? Il potenziamento dei batteri su antibiotici, un cazzo io devo spiegare io, lo conoscono tutti. Quindi cosa succede? Che questo 10% superstite, che si produce con quei ritmi che le ho detto poc'anzi, 6 volte l'anno, creerà rapidamente una popolazione di tumorielle che saranno a questo punto insensibili alla bavettina. E quindi che facciamo? Inseriamo una ricerca di un altro chimico ancora, in questa corsa forsennata, quando invece Madre Natura ci potrebbe dare una grande mano. Da quello che lei ci ha esposto, ci ha raccontato un attimo quali sono anche i vantaggi in termini di costo, in termini anche di trattamenti non chimici che vengono appunto applicati rispetto a ciò di cui abbiamo sentito, come già anticipato all'inizio, molto spesso parlare. E alla luce di questo tipo di iniziative, di vostra proposta, tra l'altro, nel frattempo, in queste settimane si è anche sentito che è stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali lo schema di decreto ministeriale proprio relativo alle misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della cosiddetta cocciniglia tartaruga. Vorrei sapere in breve cosa ne pensa di questo appunto intervento che è stato fatto e poi anche e soprattutto perché se ne sta parlando tanto adesso, perché occorre intervenire al più presto per diciamo fermare questo disastro in corso. Ovviamente i piedi malati a Roma sono malati, negarlo sarebbe folle. Il concetto è che se anche vogliamo fare adesso un intervento di contenimento con il chimico, possiamo anche farlo perché è quello che dicono poi le persone, no? Mentre voi parlate le coccinelle, in realtà gli epini muoiono. Però non è proprio così, perché le coccinelle non fanno male a nessuno, invece la bamettina fa male alle coccinelle. A quanto pare sembrerebbe che, ma io questa cosa non la posso attestare perché non l'ho testata nelle mie ricerche, che se la coccinella extracomus, quella che stiamo utilizzando noi per la tumeiella, va su un albero che è stato trattato di abamectina, inizia a farsi una grandissima scorpacciata. Però a un certo punto, fin dalla scorpacciata, si rifiuta di mangiare ancora. Infatti io non rilascio assolutamente coccinelle su alberi già trattati con l'abamectina, perché sarebbe come sprecare i soldi. L'altra cosa che vorrei far notare comunque è che il mio esperimento è esclusivamente finanziato dagli associati della mia associazione l'altro anno, e quindi da me e i miei associati, e dal gruppo di associazioni che ho fatto quest'anno. Perché uno dei problemi che io ho avuto, che l'altro anno ho fatto a Villa Leopardi l'ecolaboratorio, l'ecolaboratorio dove abbiamo studiato 6 diverse famiglie di coccinelle, parliamo di 6.500 famiglie esistenti nel mondo, di 6, e abbiamo visto gli effetti positivi che alcune di queste famiglie avevano avuto, ed altri parziali di altre che non hanno fatto quello il lavoro come dovevano fare. Però qual era il problema più grosso? Il problema è della dispersione. La coccinella non è che lei gli rende e gli dice stai qui, la coccinella va dove vuole. Quindi quest'anno abbiamo voluto, io sono il coordinatore della Consulta del Verde, e ho voluto quindi presentarle a 18 associazioni riconosciute ufficialmente dal Municipio II questo progetto, e ho detto io ho fatto questo studio con i miei e vorrei mettere a fattor comune questa nostra esperienza, chi può, ci vuole seguire, ci segua. E ho avuto altre 6 associazioni, per cui il Parco Catalani, il Parco Mario Riva, il Catalani Vessella è un comitato di zona, il Comitato Mascagni,
direi importantissimo il comitato Don Minzoni, che mi è stato veramente accanto tantissimo, soprattutto nella sistematizzazione dei rapporti. Abbiamo avuto l'ok e l'autorizzazione del Dipartimento di tutela dell'ambiente, non solo del secondo municipio inizialmente, ma poi su tutta Roma, che ci ha autorizzato a lanciare, ci sta grandemente assistendo, perché mentre le coccinelle che ho combattuto io l'altro anno fondamentalmente erano la farinosa, che è stata trascurata ma è pericolosa come la tumigliella, anzi anche di più, e quest'anno noi con la tumigliella dobbiamo piantare, ma lanciare le coccinelle in chioma. Lanciare in chioma vuol dire che ti serve una macchina con la piattaforma. Il servizio giardini in questo senso è stato carinissimo e ci sta assistendo, noi facciamo i cronoprogrammi e quando lanciamo ci forniscono quindi questa attrezzatura per andare in chioma e lanciare. E quindi abbiamo potuto allargare questa cosa a un bel gruppo di associazioni per fare un effetto local. Local vuol dire tante azioni locali in un concetto però globale, quindi di sinergia. Allora le coccinelle mie andranno a Don Minzoni, quelle di Don Minzoni verranno da me e così via, e tutti quanti distribuiremo questo bene biologico dappertutto. Io non voglio dire, ma sembra che la bamettina sia proprio cancerogena. Non a caso è vietata per legge, c'è voluto un decreto, visto che la sua domanda partiva dal decreto, per autorizzarne l'utilizzo e che è stato autorizzato per solo 120 giorni. Se fosse una cosa non pericolosa non sarebbe vietata, non ci sarebbe voluto un decreto speciale. Fino a prova contraria, le coccinelle che lancio io, lei le trova comodamente andando in giro per un prato che non sia degradato. La coccinella è famosa dal tempo dei Romani, da Giugnone, Coccinus, Rosso. La coccinella è sempre stato un indicatore di fertilità e di bontà del terreno, perché porta fortuna. Perché nei terreni dove c'è la coccinella, i raccolti saranno buoni. Il problema è che le coccinelle sono scomparse, ma non sono scomparse le coccinelle, sono scomparsi un po' tutti. E le ripeto, noi abbiamo fatto una campagna di crowdfunding questa volta, non solo perché ci piacerebbe avere tanti soldi per lanciare coccinelle ovunque per tutti. Perché io non è che le lancio sotto casa mia, io le vorrei lanciare in tutta Roma, in tutta Italia. Io voglio fare una campagna di crowdfunding, infatti il nostro slogan è rinuncia ad un caffè che equivale ad 1 euro con il quale ti comprerai 5 coccinelle e non le comprerà a me Massimo Proietti Occhi, le coccinelle le comprerà a Roma, alla città, e sarebbe bello comprarle all'Italia. Grazie per averci illustrato un po' tutto quello che fa questo progetto Coccinella Libera Tutti. Ha anche lanciato il crowdfunding che noi appunto promuoviamo per dare appunto una mano, un contributo a questo tipo di iniziativa. E tra l'altro avremo piacere e prossimamente vedremo anche una liberazione di coccinelle, quindi andremo anche come Teleambiente a seguire proprio l'iniziativa in diretta. Grazie ancora Massimo per essere stato qui con noi.